Siamo qua all'entrata e andiamo nei sotterranei. Maurizio, allora, siamo pronti ai sotterranei? Sì, K2 siamo K2 pronti. A posto, io devo prendere assolutamente. Allora, la borsa tracollo. La borsa da ragioniere. Tracollo qua, tanto per... Speriamo ci reggano le pile. Bene, metto la borsa tracollo qua. E ci scambiamo le nostre rispettive videocamere. Solo che adesso devo prendere la borsa. Stavo prendendo prima. Guardate, questo è l'ingresso. Cari amici, metto la borsa a tracollo. A tracollo la borsa. Dorsoni. Entriamo. Ci infiliamo. Andiamo, andiamo! Ecco, col capo di... Ecco, prendiamo la videocamera. Due torce legate tra di loro. Dobbiamo farcela, Maurizio. Sì. Adesso io metto la videocamera, me la tengo anche le torce sulla sinistra, videocamera a destra. Illuminiamo come a giorno. Lo faccio. Attenzione alle scale, tutto, le scale sono qua, qua tutto a posto, c'è il resto di una sedia, tanti tubi, il resto di una sedia. Ma non si vede la mazza qui, eh? Si vede, dai, conosco questo posto come a memoria, dai. Aspetta. Ciao Maurizio. Attenzione, dunque, è qua, però non si vede, aspetta un attimo, c'è la videocamera qui, la porta. Questo è un posto come andare all'ospedale, no? Nei sotterranei dell'ospedale. Ma qui, aspetta, se... Dai. Qui sono sopra un buco, aspetta, perché non vedo una mazza, Sai tutto, faccio luce io, faccio strada io. Carriole varie, poi addirittura di là, ma io ti dico, nessuno si è addentrato qua. Fanno tutti finta di nulla, ma nessuno è andato di qua. Fa niente, faremo finta anche noi, evidentemente. Allora andiamo dove qualcuno già è stato e ci può dare un granché di aiuto. Non riprende la videocamera, è tutto buio. Ma qualcosa avviene, no? Con le luci. E prova a puntarle. Aspetta. Dai, stai più vicino a me, si vede. Sì. Se stiamo insieme riusciamo a vedere. Riprendi dove si vede con la luce. Io poi, semmai, potrei fare uno stacco nel caso il mio video fosse troppo lungo per riuscirlo a mettere sul computer. Ma qua c'è un muro! Qua c'è un muro! Ma allora forse qua non è stato mai nessuno. Ma qui ci sono. Maurizio, qua c'è un muro, non si può continuare. No. Allora io quello che ho visto su YouTube non corrispondeva a questo. Qua addirittura abbiamo. Vieni a vedere l'impianto elettrico, c'è ancora intero. L'intero impianto elettrico. L'impianto elettrico per forza. Guarda. Io sono andato con queste torce. Questi torcioni, con una sola torcia, sono andato nell'altro delle gallerie, la grotta di Varese. Non c'è più l'elettricità perché non va più. Ragazzi, siamo veramente dentro le grotte. Io le ho sempre chiamate grotte, dentro i cunicoli, dentro i sotterranei. Dell'ex manicomio di Mombello, se vi piace. E qua addirittura ancora un quadro elettrico, non funziona più, è staccato. Scusate, è incredibile. Bene, bene. Qui K2, cable, è tutto sacramentato. Andiamo. Sì. Attenzione per terra. Qua niente, allora è un posto. È un posto tutto chiuso. Ah sì. Io sono sempre troppo veloce a camminare, io vado avanti, prendo via. Allora qua anche, vediamo un po' dove va.
Tanto siamo qua ormai. Una paletta, perché magari dopo vengo a fare un po' di pulizie. Ci voglio. Sì, sì, ma io faccio le pulizie di mestiere e dopo mi metto un cestino alla spazzatura di Milano, fregato da qualche parte, evidentemente. Ragazzi, siamo sempre noi. Guardate qui, qui siamo sempre noi. Guardate qui che tutta l'umidità che viene giù. Sì. Siamo in un cunicolo che allora mi sbagliavo. Nessuno forse è venuto. Ma no! Nessuno è venuto di qua. Siamo forse tra i primi rivisitatori. Beh, non proprio i primi, perché una scarpa per terra. Qualcuno dalla paura, evidentemente qualcuno che sarà venuto di notte, dalla paura poi sono fuggiti e hanno lasciato le scarpe. E siamo sempre noi, tubi tubando, tubi. E tubi. Tubi. Tubando con delle belle donne. Altro che amiche, il matrimonio, come si dice, scopo, matrimonio, soprattutto scopo. Scopo, matrimonio, qua se volete venire a tubare va benissimo, non vi vedrà mai nessuno. Il problema è che bisogna vedere se tornerete indietro. Voglio dire, è tutto scuro, no? Ma qua è fantastico, Maurizio. No, ma è tutto buio, no? È un posto dell'altro mondo. Ma cos'è dietro di me? Cos'è questa cosa? Dei cavi, dei fili. Caspiterina, dei fili. Che capelli. Va bene? Sì. Com'è? Si vede niente, cioè nel senso... Cioè, ma adesso, dai, un po' di illuminazione. Voglio dire, è buia la... com'è che posso dire? È buia la registrazione. Ma guarda in che posto incredibile che ci troviamo. Io non vedo una mazza. La cosa incredibile, la cosa più incredibile... è che il quoziente da 0 a 10 della paura può essere 1. 1 perché se avessi 0 di paura, 4. Se qui avessi 0 di paura, chiaramente sarei anche scemo, no? Allora chiaramente il quoziente è 1. Attento al gradino, intanto per cominciare prima. Ma io vorrei capire, ma chi poteva star qui? Ma anche quando si lavorava, no? Adesso noi siamo venuti, ok. Ma quando si lavorava era un posto comunque terribile a lavorarci, Qua praticamente c'è incredibile, c'è solo il muro e basta. Allora domanda, cosa serve un muro di nulla? Maurizio, cosa serve un muro di nulla se qua abbiamo solo il muro? Vieni, tranquillamente. Se qua abbiamo solo il muro, cosa serve un muro per il muro? Si vede che qui hanno murato. E perché hanno murato dove c'era un muro? Com'è che senso ha questo muro? Gammiuracchi, perché è un roppo infinito. Un muro con un muro. Che senso ha un muro con un muro? Non so che cosa cazzo registro qui. Che senso ha un muro con un muro? Sedie dei tempi che furono, hanno preso l'acqua. Ma quello è un carrello del supermercato. Ma quello lì è un carrello del Carrefour, quello di... Sì, hanno fottuto il Carrefour, il carrello. Signor Carrefour! Non si vede la mazza. Non si vede la mazza, adesso lo illumino io, se non trovo topi, Signor Carrefour! Carrefour! Oh, veramente! È un carrello, per carità, signor Carrefour. Noi non abbiamo toccato nulla. C'è qualcuno che gli ha fregato il carrello. Venga subito a riprenderlo, perché rubare carrelli è reato. È reato rubare carrelli. Se servite, Dio. Del Carrefour, veramente. Però, ascolta, fammi vedere, illuminali si vede poco, ci si vede appena. Ma vieni pure giù. Aspetta che... No, di là è alto, di qua dalla scala. Madonna mia, che registrazione del cazzo. Fa niente, si vede che siamo nei sotterranei, ecco il tuo viso, ecco il tuo volto. Ogni tanto riprendi il tuo volto con la luce. Siamo proprio noi, siamo noi. Con una luce da finire. Siamo noi, è la mia faccia, sono anche io. Sì, infatti. Qua è il cane, comunque, perché se è... Oh cazzo, non c'ho le batterie, sta finendo la cosa qui, porco di... Andiamo su, tanto abbiamo visto tutto, dai.
Va bene. Possiamo andare via. Qua abbiamo visto tutto così. Perché tra poco poi qua dopo il file, se è troppo lungo, non riesco a metterlo come unico file. Dai, quindi è buono. Sì, dai. Andiamo. Attenzione al filo, eh. Attenzione al filo. No, vabbè, con calma. Qua i tubi. Dio Cristo, da calma. Siamo stati qui. E anche noi siamo stati qui. Anche noi. E allora, il punto qual è? Io avevo poi, io dicevo tubitubando anche perché avevo dei pappagallini a cui ero molto affezionato. Ah, i pappagallini in cattività, mi sembra, se non sbaglio, vivono al massimo 7 anni, così, beh, anche di più. Sì, comunque hanno fatto la loro vita e poi basta. Ecco perché. Aspetta, pappagallini. Aspetta, sì, dai, saliamo. Torniamo alla luce! Torniamo alla luce, ma però c'è un problema, che dalle pile scariche. No, no, ce l'ho io delle pile. Ma 7 pile di riserva, 7 batterie di riserva. Ma lì non ha registrato una mazza di K2, ma niente. Ha fatto civetto. Dai. Prendimi che saluto. Riprendimi così che saluto. Aspetta che... E io prendo la testa, saluto, dai. Cari amici, salutiamo, è stato molto bello, siamo stati nei sotterranei. Sì, guardate che faccia che ho. Con torcia, con tutto. A dopo, cari amici. A dopo. Tu hai capito che si deve entrare? Sì, adesso andiamo subito. Sì. Andiamo a fare un'altra visita, non so cosa mi ha toccato dietro. Andiamo bene. C'è qualcosa che mi ha toccato dietro prima. Ma boh. Sarà stata una porta. Non so, non l'ho visto, stavo filmando. Di qua, di qua. Aspetta, guardiamo di qui dove cazzo ci va. Di qua ci va sotto. Qua? Sì, prepariamoci. Dobbiamo prepararci. Madonna! Dobbiamo prepararci a scendere. Prepariamoci. Qui un'edera ha preso nettamente tutta la finestra e adesso questo è un giardino interno. Da questo giardino interno ci accingiamo ad entrare nei sotterranei. Ecco i sotterranei. Ecco, io il capolino è scattato 2 volte. Bene. Iniziamo le riprese per scendere nei sotterranei. Ecco. Ecco. Benissimo. Cari amici. È quello l'ingresso. Abbiamo le torce. Questa fa schifo, abbiamo comunque la porto tutto per riserva. Abbiamo il K2, K2 Maurizio. Eccolo qui, K2, le key, per il momento. Abbiamo anche il buco in cui sono andato, i famosi buchi dove talvolta. Benissimo, allora, iniziamo la nostra traversata. Esplorazione, perfetto. Benissimo. Andiamo. Scendiamo. Giù. Ciao, andiamo giù nei sotterranei. Come sono? Eh? Come sono? Qui? Qua. Eh? Andiamo. Andiamo Maurizio, che guarda, io il sotterraneo ci aspetta. Dai, riprendi dove vedi la luce, tu riprendi. Sì, no, perché sennò calo giù. Sì, certo. Bene. Ma stiamo vicini, sì. Semplicemente per continuare. Io ho senso sempre sto cosa. Allora, io ti dico, qui è come andare a lavorare in fabbrica. Scusate che dico così, perché per me è come andare a lavorare in fabbrica. Un altro dei nostri carrelli. Ah, guarda, ci sono i carrelli. Un carrello. Uno di sotterraneo. Stai attento che non ci si aperta qualche botola lì. No. Andiamo pure, dai. Vedo che... Ah, ma qua è murato. Osti. Qua è murato. Sono qui. E niente, in pratica la nostra gita è finita così, la nostra, ma nel senso buono ovviamente.
Sì, ovviamente nel senso buono. Sono arrivati altri a visitare pure. Sì, è meglio così. No, beh, ma il posto, il luogo è fattibile. Sì, basta solo che riusciamo ad illuminare un minimo per far vedere che il luogo è fattibile. Sì, dei tubi. Adesso io metto la macchinetta qua. Ragazzi, tutto a posto? Siamo venuti, sto riprendendo, vieni pure, siamo venuti giù qua sotterraneo e va tutto per il meglio. Per il momento questo non è scattato. Va tutto per il meglio. Abbiamo altri visitatori. Non so se è di là continuo o no. Un antico apparecchio. Qua c'è molta umidità. Le riprese continuano. Sì, benissimo. Siamo praticamente in comitiva, non una comitiva improvvisata. Io semplicemente detto tra noi, evito di far vedere i volti di chi non conosco perché non so la privacy. Semplicemente, tutto così. Ma per il resto. Ah, guarda che scattato. Sì, ma il locale Caldaia, questo è il locale Caldaia, riscaldamenti per il manicomio. Riscaldamenti del manicomio. Non ci deve essere quello che qui una. Del nostro gruppo con il rilevatore. Maurizio, dai che va benone. Qua non continua. Però devo dire, è stata buona questa escursione. È stata buona. Anche questo sotterraneo è perfetto. Addirittura siamo con una comitiva improvvisata e siamo venuti qua. Continua di qua! Di qua continua! Oh, però anche qui è scattato! Qua? Sì. Se venite tutti, vado avanti io, continuiamo di qua. Beh, non sappiamo dove andiamo a finire, a parare. Poi io ho poco da poter registrare. Andiamo bene, come sempre. Che sesta! Come sempre, Maurizio, ho poca registrazione ancora da poter fare, perché io avevo una scheda video da poco. Qua mangia anche la corrente, oh! Mica, ma che freddo che fa qua dentro, qua! Fermi! Guarda, non ci segue nessuno. Dai, andiamo pure, Maurizio. Sì. Andiamo pure. Ma tanto siamo arrivati qua. Qua c'è una mascherina, qua qualcuno ha usato le mascherine qua. Sì. Ah, ma sono venuti in questo posto, l'ho visto. Sì? Sì, ma c'è l'uscita. C'è l'uscita, Maurizio, dall'altra parte. Allora stiamo vicini. Però io ho poco da poter fare ancora di video. No, arriviamo. Ho poca memoria qua. Siamo, guarda caso, nel posto migliore. Qua dicevano che avevano chiuso, però era meno peggio e la gente ha aperto di nuovo. Allora ti indico io l'uscita, Maurizio. L'uscita non è di qua, è di qua. Noi di qua siamo. Attenzione. Chi è che ha messo quelle sedie lì? Non si riesce a capire. Oh, che stronzi, eh. Vabbè, dai, stai attento, ti faccio io luce. Basta, io vorrei capire chi può mettere delle sedie lì in mezzo a viandare. Di qua si esce, Maurizio. Tubi e mica tubi. Tubi, non è tubi, aspetta.
poi libererò un po' la memoria e il tubo e riusciamo ad uscire. Notare che nei posti più belli, no, capita che finisce la memoria, tutte queste cose qua. Qui la batteria, vabbè, un c'è classico. No, la memoria è minima, no. Comunque ecco, siamo quasi usciti, arrivo, sono qua, sono qua. Eccoci, infatti si esce dal cunicolo che stava alla nostra sinistra, nell'altro labirinto che abbiamo fatto, nell'altro interrato, e si va fuori, finalmente, a vedere la luce.